E sì, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati di nuovo in Fallout, in questa casa che più spoglia non si può. Niente, come ho già detto nel video di Undertale, se non è già uscito, sono tornato a fare la raccolta rifiuti dal Vault 114 e ho fatto fuori Malone lo smitto, che l'ho ritrovato, purtroppo, fermo lì come un palo. Io gli ho tirato un colpo in testa, ciao, andato, via, via. E non mi ha dato niente di importante, solamente uno smoking che non ho addosso, come potete vedere. Sono tornato comunque al castello per fare rifornimento di tutto e cambiare un po' le armi. Questa qua è quella che spara, quella là leggendaria che spara anche colpi di radiazioni. Poi al posto, no, mitragliatrice non cambierà mai. E al posto del bongiollo ci ho messo questa qua, la scacciacani da cecchinaggio. Perché avevo 18 celle di fusione, vi rendete conto io? Come cavolo ero messo? E una sorpresina per voi. Eccola qui. L'armatura atomica. L'armatura. Quella che, se prima muoio con un colpo, con questa muoio con 100. E con questa nessuno è riuscito a uccidermi. Nessuno. No, guardate che sguardo cattivo che ha. Armatura atomica. Torace piezonucleico. Cosa vuol dire? Non lo so. Se siete scienziati, ditemelo. T51, T60, c'è una roba che, non so, Einstein levati che ti prendo a schiaffi con quella. Perché questa che andremo a fare sarà una missione da cui potremo non tornare vivi. Anche se, dato che siamo in sopravvivenza, tutte le missioni potremo non tornare vivi, quindi è una missione come un'altra. Solo che forse questa qui darà una svolta alla trama, o almeno quel poco che ci ricordiamo, perché io non mi ricordo assolutamente niente. Ci sono tra Preston Garvey, Piper e Nick Valentine, non ho più capito nulla. Ah, sei tornato. Sì, lui. Plastica facciale è andata un po' male. Oh mio Dio, quanto Sembra che lo inquietante! faccia per qualcun altro. Sì, in effetti ha ragione. No, quegli occhi gialli sono una roba inquietantissima. Io non ci dormo la notte, questo qua in Fino fianco. a quando avrò degli amici pronti a darmi una mano. Sì, grazie, grazie. Scusami, questa agenzia è il mio lavoro. Ti ringrazio. È stato il mio lavoro. È stato un piacere. Pagami. Davvero? Sì. Allora immagino che comunque Pagami. mi frequenti parecchie rovine Come capanne. se fosse un distributore. Cosa? Pagami. Tutti i tappi promessi per averlo trovato. Ah, è vero, perché avevo fatto i tappi Dai, per adesso sbaglio. stai cercando Però lavoro? sempre bene 125 tappi. Oh, io non mi Non lamento dipende mica. dalla qualità, Peter. Impermeabile scolorito Federa consunto. Oh, dove vai? Che è sta roba qua? Non la vendo neanche Ah, la gratis. nuova conoscenza ha bisogno di aiuto. Va bene, allora parliamo. Oh, l'unico che se ne frega qualcosa del nostro stato emotivo e della nostra missione. Capito, Visto che Preston sei una Garvey? persona scomparsa, E il altra dettaglio è gente. fondamentale. Dimmi tutto quello che sai, non importa quanto sia doloroso. Sì. Descrivi chi descrivo? Descrivo Cecchinaggio, Sean, punto. Sean. È un Ho bambino. un'arma. Perché Basta. qualcuno dovrebbe rapinare Ah, qualcosa di ok, e importante? dopo? Perché la tua È famiglia è un così bambino. particolare? E perché un bambino? Niente. Dovrebbero prendersi cura di lui. E un bambino richiede molte attenzioni. Beh, Perché così? non ha tutti i torti. Descrivi i Erano rapitori. Erano dei rapitori brutti, cattivi e molto aggressivi. Lo so, ma Non è dopo. riuscito il piano B. Quindi Avevo parliamo di freddo. lavori con la squadra. Fine. Quei sinistri. Del tipo che sa tenere la bocca chiusa durante un lavoro. Non so cosa intendano per piano B. Questa è una Può cosa essere seria. tutto piano B. Piano Non è stato un rapimento B, casuale. piano A, B, Hanno C, preso tipo tuo figlio primo e lo piano, per stanno secondo piano, stessa roba. rapinando. Ci sono altri Quasi. gruppi nel Commonwealth che rapiscono persone. Predoni, supermutanti, gunner Cosa? e naturalmente istituto. L'istituto. Allora, mettiamo in chiaro una cosa. Gunner non penso, proprio perché sono. Non penso che gli freghi tanto. Supermutanti. Allora, sono insicuro di molte cose, ma quelli che hanno rapito non erano supermutanti. Ma poi che ne Non sanno voglio loro di cos'è un parlarne. volto? No, non voglio parlare. E predoni. Predoni non sanno neanche cosa vuol dire rapire l'istituto, Quindi allora. credi che il responsabile sia l'istituto? E Beh, sei sono anche abbastanza incavolato, vuoi parlare o d'accordo. no? Scusa, sto Posso parlando con trovarli, i fan, che cavolo finché vuoi? sono utili. Facile Tu non sei capire dei che fan, io sì, sono i quindi loro primi modelli di dammi un attimo servizio di. che predano le città, Di uccidendo respiro. chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani. Si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. E
Il peggio è che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, sono un sintetico. Un prototipo scarso. Ah, sei un sintetico? Beh, un po' lo sospettavo, eh. Sei uno di loro, aiuto! Non sai niente, sei un prototipo. Trovare Sean. Devo trovare Sean. Sì, insomma, non me ne frega nulla dell'istituto. Concentriamoci su quello che per adesso. Ti aspetto, avevano i rapitori. Allora, c'era un pelato di me. Ah, cioè, calvo con cicatrice. Si è avvicinato a me. È sta pelata. Cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? Sì, ogni mattina colazione Kellogg's, cavolo. Oh, ma intendi marca o persona? No. Ma chi è? Ah, se... credi che abbia... ah, uno, pensavo, conosci Kellogg's? Sì, cazzo, li mangio ogni mattina. No, Kellogg, ah, Kellogg, chi è? Non potevano scegliere un nome migliore, però Kellogg, io non so qua. Io ho visto robe sull'auto di Kellogg, voi non avete idea. Fanno sbrigare abbastanza. Un bambino con sé, vero? Sì, esatto. La casa abbandonata nella tribuna ovest. Il bambino aveva circa 10 anni. Beh, c'è qualcosa di dire a un anno e dire a 10 anni, c'è una bella differenza. Sono scomparsi entrambi tempo fa, se ben ricordo. Ma la casa è ancora lì. Facciamo un salto. Casa... oh mio Dio, avrei paura se non fosse lì la casa, se la sono portata dietro. Come? La sicurezza non si spinge in quella zona della città, ma fate comunque attenzione. Come sempre. Oh, si siamo fatti le chiappe. Si siamo fatti il culo a strisce in questa poltrona. Beh, dai, avere una poltrona qui è quasi un record. Seguo, andiamo. Vai, tu sai dove è la casa, io no. Con tutta la calma del mondo. Beh. Oh, così, così, sì, dai, così. Pulito. A parte te, ma grazie. Solo ha identificato le sue caratteristiche peculiari e anche il suo modus operandi. Guidare una piccola squadra per rapire un... ma 10 a 1 è la battuta per dire il bambino non ha un anno, no, questo qua ne ha 10, ma è una battuta? Andiamo, sì, però un po' più di velocità potremmo andarci, eh. Io dovrei trovarlo entro questo episodio qua. Presa poco. Sì, sì, questo episodio qua. Non ho voglia di fare un altro. Va bene? Ah, se c'è anche lei addirittura. Avanti, no, ci penso io. Se ardua, me le faccio a colazione le serrature ardue. Quist, perfetto, sapevo io che era qua. Un po' più su, imparate dal maestro. Visto? Fantastico. Così si fa. Poi abbiamo fatto anche esperienza, così meglio ancora. Caricamento, sbrigati. Bravo. Indaga sulla casa di Kel. Deve pure... è una casa... questa è una casa. Ah, casettina proprio streminzita, eh. Antisgamo. Antisgamo, veramente. Beh, in effetti sì, un bel modo di nascondere una stanza. Però mettere un pulsante lì con scritto premere qui per rivelare stanza segreta non è po... non è il massimo. Sta qua è una stanza delle torture. Sembra quasi una stanza delle torture. Solo a me sembra. Munizioni gamma. Quelle delle pistole. Scatola di sigari. Birra Gwinnett. Proiettili calibro 44. E sigari. San Francisco Sunlights. Beh, calibro 44. Quella era una pistola calibro alto. Quindi. Sembra che sia la pista giusta. Però la birra la prendo. Ecco il cavolo che me ne vado senza la birra. Ah, già che ero tornato al castello ho fatto una visitina al robobirra e quindi ho detto dammi tutto quello che hai adesso. E lui mi ha letteralmente tirato una vagone. Come trasporti troppo peso non puoi correre? Oh, che è sta roba? Che è sta caffo? Vabbè, acqua purifica. Una botta in testa, per caso? Ma scusa. Oh, fammi raccogliere la roba. Ah. Mi chiedo se Dogmeat... usa Dogmeat. Dogmeat, scelgo te. Perché c'è scritto usa Dogmeat? Lo potevo scrivere Dogmeat e basta. Ah, sì, dimmi. Ah, vuoi venire anche te? Inoltre sei già in buona compagnia. Non possiamo restare
aiutare tutti il Commonwealth in cerca di un uomo. Beh, no. No, 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 no. Vorrei portarmi dietro Viper, anche perché sono a buon punto con l'amicizia, quindi vorrei. Prima finisco con Piper, dopo mi porto gli altri. Ok. Ti saluto, Nick. Spero non sia un addio. Ma che addio? Che col cavolo, addio? Ma vai, monaca, Spero il dai. figlio sani e salvi. Buona fortuna. Se ti Sì, se ti serve serve una aiuto, mano, mi bussa alla porta. servirebbero. Ma perché solo un compagno mi porterei dietro? Disponibile a seguirti. Ciao, perché hai acceso la luce, scusa? Ah, è già qui. Pensavo che dovessi andare fino a Century Sono e tu finito. cosa Sono di aspetti? nuovo a Diamond City. Non ti sei mai Trovami, allontanato. Nick. Cerca la pista, bello. Cerca la pista. Ah, ok, mi hai annunciato la. Bravo, leccami la mano. Trova. Trova Kellogg, bello. Portami da quel figlio di puttana. Esatto. Brava, belle parole da dire a un cane, eh. Bravo, trova quel figlio di figlio. Tonda come una Va sorella. bene, figlio di donna che pratica poco la monogamia. L'ho detta in una maniera. Segui i Dogmit. Non so perché l'hai Però chiesto. prima. Dov'è la mia casa? Dov'è? Eccola qua. Andiamo sull'armatura atomica Alfa, quella predefinita per spaccare tutto. Oh, ammazzatemi con questa e giuro che butto via il Fallout. Dov'è Piper? Vai, bravo, vieni qui. No, mi prendo i missili e li butto via. Cioè, non proprio butto via, ma. Stavo cercando di capire se la registrazione andava avanti. Avanti, Dogmit, portami da quel figlio di cattiva donna. Se dico qualcos'altro, magari ve la prendete. E finalmente siamo usciti da Diamond City. Finalmente. Ti chiedo solo una roba. Non far passare tutto l'episodio in giro per il Commonwealth, perché vorrei. Sì, Dogmit. Fai parte del gioco, ma fai parte anche del canale, quindi ti prego. Ti prego. Ah, la pistola non era così messa. Già per parlare, per fare qualcosina durante il viaggio. Questa pistola non era così ben messa. Cioè, silenziatore, mirino. Ho preso tutto dal castello, quasi. Sì e no. La carabina non è potente. Tira fuori la carabina. Non va, si è bagagliata. Ah, ok, bravo. Questa qua la uso perché sono povero di munizioni. Ah, cerca indizi. Due sedie non è una coincidenza. Sì, è stato Kellogg. San Francisco Sunlight. La marca C'è preferita. solo una persona che li fuma. Dobbiamo Lui. restare Sì, insieme, bello. Almeno finché non troviamo Kellogg. va bene, va bene, Ok, va bene. bello. Troviamolo. Va bene, ma il. Bra. Ah, è già andato. Pensavo di dover rimettere la mano di nuovo là. Annusa questo sigaro e dimmi di cosa sa. Poi vai a cercarmi l'odore. Oh, super le rotaie, che bello. Oh, caro che mi passano treni in faccia. Non sono attivi i treni, no? Non penso. Penso. Giusto. No, non sono attivi, non sono attivi. Andiamo, quanto durerà questo viaggetto con Dogmit? Spero che. Oh. Cominciamo col botto e vai. No, 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 no. Tu tocchi mio cane, io spacco testa. Spacco testa. Oh mio Dio. Tirali un colpo, tirali un colpo. Non a me. Quanta vita mi ha tolto. Beh, non. Ha fatto veramente quello che ho visto? Ha mancato una madre dei branco dei ratti. Eh sì, come si. Via, data. Vediamo cos'ha. Cos'ha. E la ma. Abbiamo vinto il gioco. Aumenta la velocità di recupero, è perfetto. E chi è qua che. Era total paluminescente, è fuori dalle scatole. Sì, l'ho fatta automatica perché sennò non vinciamo più qua, eh. Dov'è? Rattotalpa. In testa, ok. E l'hai mancata. Bene, ma non benissimo. Chi è qua? Ma sono forti le cose di Rattatalpa. E Rattatalpa. Rattata. Ora se n'è andato. Raccogliamo un po' la schifezza che ci ha lasciato. Da dove sbuca? Già che ci siamo, che. Usiamo la carabì. Che belle inquadrature, proprio due denti di nutria in faccia. Sangue irradiato. Vabbè. Però le abbiamo prese un pochino. Siamo a 50 di vita, perfetto. Oh mio Dio, è un record negli episodi. Guardate, 50, perfetto. Per 100. Dovevo curare le radiazioni, forse? Ma. Vabbè,
Non importa. Non so se usare uno steampack o mangiare, ma sì, io direi mangiare, che magari dopo mi dice devi, dopo 5 secondi, cane di ratto talpa, no, guine, ah no, questa qua non fa niente, neanche questa, maccheroni e ci, no, no, è cibo americano o no, mi sta indigesto nell'anima. Oh, così siamo a posto per un po', così non ci dice devi mangiare, devi bere, devi andare in bagno, non ti dice mai andare in bagno però. Cerca indiz. Cosa ha fatto qui? Ah, va bene, bene, bene. Schizzo di sangue, esamina. Ah. Perché esamina, scusa, di chi può essere? Di questo qui che è appena morto? Artigianale pistola, no? Sì, siamo sulla pista giusta, Piper. Bene, insanguina. Sporche di sangue. Sì. Dodd può fiutarle. Esattamente. Avrò bisogno del tuo naso per trovare Kellogg. Andiamo Ok, a... eccolo. Troviamolo. Troviamolo. Bene, insanguinato, non potevo andarci meglio. Anche se non credo che Dogmi ci sia un test del DNA vagante. Oppure nei secoli sono diventati addirittura questo. Che ne so io su come funziona l'evoluzione. Darwin, mandami un tweet e dimmi come funziona. I cani possono diventare dei test di DNA, del DNA nei secoli? Può darsi. Vediamo un po', io individuo i nemici. Oh mio, oddio, come slagga! Questo era un headshot bello e buono. Ecco il motivo principale per cui, non tanto perché è un cecchino forte, ma perché sullo spava una precisione una precisione del 95% quasi sempre, quindi non può andarmi meglio. Quello notturno no, perché si vede in V, si vede col filtro verde che mi dà un fastidio. Veramente io non so, mi metto gli occhiali 3D piuttosto, ci vedo meglio. Sì, Dogmeat, vai, 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 ti sto aspettando. Piper è ancora qui? Fatica, ma è ancora qui. Oh, cavolo! Ma sì! Ops! No, 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 cosa vuoi? Resetto con calma. Ma per qua dovevo beccarmi l'orso Yogi, che cavolo. Avanti, Dogmeat, colpi, fai qualcosa. Ah! Abbiamo fatto fuori un orso. Beh, fine così, vero? Le difficoltà sono finite. Giusto? Perché... Beh, tre fucilate in faccia a un orso. Non credo le regga. Non, infatti non le rette. Questa stazione mi ricorda qualcosa di brutto. Ossia... zombie riciclati. Ah. E qui? Qua è vuoto. Ah no, si va giù, si va giù. Sì, Dogmeat, si va giù, lo capisco io. Wow, che giro c'è? Veramente tanto. Campane a vento. Non mi trolli, non mi trolli, mi dispiace, mi dispiace. Vediamo. Già, un'esca, veramente bravo. Però non mi hai sgamato. Questo è un vero peccato per te. Ennesima sedia messa a caso con bottiglia di vino, però non c'è un sigaro. Quindi è partito. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo un po' se sono nemici. No. No, tutto tranquillo. Però il fatto che lagga, anche di poco, ma il fatto che lagga mi dà fastidio. Mentre cecchino, avete visto che prima durante con i cani selvatici c'era un... andava sì e no 2 frame al secondo. Se capite un minimo, se capite un minimo di hardware, avete presente cosa vuol dire. Qua? Sì, io non me ne ero accorto, solo perché me l'ha detto Dogmeat. Vediamo un po' se l'ho sciotto. Sì, la canna era da tutta un'altra parte. Però, un altro gulferale. Gulsera... Io li chiamavo gulserali, non so perché. Mi veniva in mente... Bella morte, davvero. Finiti? Vediamo. Attenzione. Vediamo un po'. Quisco. Oh cavolo. Oh, non devo. Devo ricordarmi che non devo più sparare. Perché faccio guai. Perfetto. Che c'è? Mi urla in un orecchio. Questo ha guanto da forno. Potevo usarlo per combattermi e non l'ha fatto.
Ci vuole tanto Dogmeat, dai. Dai. Non hanno ancora. I GPS vanno in elettricità. No, aspetta, vanno a quasi tutto. Cavolo, potevamo usare quello. Al tempo. Pensate, mettevamo un GPS su Sean. E dopo lo così nel futuro, perché sappiamo. Oh, che sta succedendo qui? Gamba, 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 gamba. Fidatevi di me, sparate. E quello leggenda. È quello per terra, quello. Sì, ok. Ho detto, è quello che sta per terra, vero? Perché sennò. Tac. Dai, pa. Dicevo, che cavolo vuoi tu? Oh mio Dio! Quello lì possiamo anche lasciarlo lì, però, dopo tutto, basta che non mi salta addosso come i regeneratori sti Resident Evil mi hanno fatto una volta. Perfetto. Cosa mi dà? Dammi qualcosa di importante, importante, importante. Inseguitore temperato. Se non sei ancora in combattimento, aumenta la precisione. Beh, non è molto utile, perché se non sono in combattimento io uso il mirino, non lo spav. Quindi è una leggendaria che però è come avere un cesso con le ruote. È bello, però non serve a niente. Certo che con le metafore io do il meglio di me. Poesia, portami via. E l'ho visto anche. Oh, porca. No. Ma non poteva capitarmi un Deathclaw, non poteva cap. Sparategli al bra. Boom, bitch! Ah, è vero, questa qui non è. Non è che fa. Boom. Boom come quello là. Come il. Come si chiama? Ah. Sì, do. Ah no, pensavo si fosse buggato. Ah. Abbiamo una Sauldron. Sì, il problema è che tu non senti proprio il corpo. Mi posso parlare? Ah, Stato Kellogg. è stato. Identità confermata. Perfetto. Kellogg, però. Se avevano una foto lì a Diamond City, potevamo identificarlo, no? È la pista giusta, Dagumita. Andiamo. È di qua la zona. Ma abbiamo fatto veramente fuori dai supermutanti? Ordini del supermutante. Ah, è vero, quello là è un mezzo. È una mezza. Fa quasi ridere, diceva tipo. Ha fatto anche questo qui. Sì, ora vi spiego. Ordine supermutare, dicevo tipo trova il cibo, uccidi, torna. Robe così. Però fu una scaletta ordinata. Quindi anche loro hanno un po' di ordine nella loro civiltà. Civiltà. Da quanto siamo lontani da Diamond City? Se no, qualche miglia. Ci siamo fatti Roma Napoli in quanto? No, veramente. No, neanche Roma Napoli, c'è infatti Napoli Milano a piedi. Non finisce più, ma allora, se anche fosse Dogmeat è un ottimo cercapersone, però potremmo dirmi vai lì che c'è. No, dobbiamo seguirlo tra gufferali leggendari, orsi incattiviti, ratti talpa nutrie. E supermutanti suicidi. Non è un bel posto dove stare. Siamo nella vecchia base militare. Si nasconde qui dentro. È un bel nascondiglio una vecchia base militare. Cioè. Cos'è che. Sento. Spari. Ah, è pa. Ah, sì, è Piper. Ok, no, perché. Sentivo. Spa. Dove sta. Ah, Dogmi ci sta combattendo. Vediamo un po' se riesco a quisco. Ah, una cerva. Avevo visto qualcosa in lontananza, ho detto no, un Deathclaw, no. Ah, ok, una cerva. Dai che. Prossimo colpo! E proprio là di dietro. A chi state sparando? Qualcuno di forte? No. Evidentemente no. Per ora andiamo a cercare il cadavere della cerva. Stiamo prendendo tempo a fare la caccia. Ah, eccola qua. Vediamo. Sì, solita roba. Ma dobbiamo andare a cercare Kellogg o dobbiamo andare a caccia? Dov'è Dogmeat? Ah, sei qui, ti avevo perso. Ma chi sta rintracciando il cervo? Sta rintracciando.
Oh mio Dio, dai. Uno, due, contento. Va bene? Che volo ha fatto? Gli ho sparato. Mica gli ho tirato uno schiaffo. Dov'è? Dogmeat, dai, da bravo. Portami da Kellogg. Portami dei cereali, ho fame. Abbiamo del latte qua? No, no. Io mi sto. Mi è venuta un'idea del cavolo. No, peccato che non c'è latte in Fallout 4, se no io l'avrei già fatto. Avrei tirato una bottiglia di latte a Kello così poi. Stai croccante nel latte? Una roba simile. È È questo il qui. posto. È qui dentro, bello. Ah, non è così pieno da lasciare la porta aperta, però. Trova il modo. Non mi chiamare Blu. Credo che Dogmeat si sia guadagnato una pausa. Sì, bravo, vai Dogmeat, vai. Che Dogmeat? c'è? No, 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 non voglio che tu Dove venga sta con me. Dogmeat? Perché uno ti fai ammazzare. Ammettiamolo, ti fai ammazzare. Sì. Lo sa anche lui. Ora, io conosco già come entrare, quindi. Sì, faccio finta di non sapere, però alla fine so tutto. Esattamente, dovete andare giù nel parcheggio. Se chi gioca a Fallout vuole capire come si va da Kellogg, perché tra io lo voglio far fuori 60 volte, si entra di qua. Se invece siete solo delle persone che non giocano a Fallout ma lo non vogliono vedere sui gameplay, se vedete un bug è totalmente normale. Sì. Commesso un errore. Scatola della 3. Non è il momento di raccogliere gli oggetti. Tutto, ma non adesso. Sento sintetico, quindi io già dalla parola sintetico aiuto. Scappo. Oh. Attenzione. Non se n'è accorto. Ma di che sono fatti sti robot, bro? Sono quelli della Lego. Li ha fatti. No, aspetta, neanche. Sti qua hanno Windows Phone integrato. Ecco perché sono così lenti. Oppure Explorer ancora peggio. Ho il silenziatore. No, il compensatore. È una metafora per dire prima o poi ti trovo e ti sparo. Però è veramente strano sentire. Non puoi sfuggire a lungo al rilevamento. Oh, mi ha sgamato, mi ha sgamato, mi ha sgamato. Quanto toglie? Ah, non sei leggenda. Ah, si sparano tra loro. Bravi. Non mo si mette male. Non è possibile che crepi già adesso. No, fermo, brutto sintetico cattivone. Se uno ti spara in testa ti fa male, bravo, fatti male da solo. Oh, tutti 3 su 3, anche se la precisione era 40. Mannaggia, dov'è? Eccoti qua, sintetico pattugliatore di sto. Ah no, ops, ho finito lo spav. Dov'è? Dov'è? Non è che vanno a riparo anche loro, mio Dio, sono intelligenza in Fallout. Il mondo sta per finire. Seriamente, dov'è andato? Di sopra? Sei qui? No. Non è quello. Avanti, fai qualcosa, Piper. Non vorrei essere nei tuoi. Io non vorrei essere nei tuoi piuttosto. Avanti, sporgi quella testa da sintetico. Tac. Questo era un headshot, bitch. Mi ha fatto addirittura salire di. Hai fatto un headshot, sali di livello. Oh cavolo. Molotov. E puffa. Bravo! Esatto, pietoso, non potevo dire di meglio. Molotov me la sparo in faccia, ma che è? Allora, già che dicono struttura di Kellogg violata vuol dire, attenzione, la registrazione. Ma tu che vuoi? Un sintetico? Ma scusa, ma uno che vede un sintetico che è un robottino proprio. Uno che deve essere ancora a mezzo. Ma quello leggendario dov'è? Quello ancora che deve essere mezzo assemblato. Cioè, non è proprio, non fa paura. O forse sì, perché sono dei sintetici. O io non sto capendo nulla. Però sto andando avanti a. Ah, ti ho trovato, motherfucker. Ti sparo al braccio. Braccio, 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 braccio. Così glielo rompo. Male? Lo so che. Ah, arto superiore danneggiato, perfetto. Quando ho preso una paura. Perché già è leggendario in più. No, non questa volta! Tutto mano. Ah. Un altro?
No, però non ci ha fatto male. Tanto, tanto, tanto. Meno mante e fucile da combattimento. Perfetto. Se moriamo adesso io butto via il... Dov'è? C'è la diffusione, torace da sintetico. Nanofilamenti, casco... Questo è il ragazzuto. Torace da sintetico, gamba da sintetico. Che è? No, tipo... Dimmi... Ah, giusto, devo dargli anche gli steampack. Perché sti qua si spacca... Non siamo, ripeto, allora, confermo la teoria, non siamo qui per raccogliere oggetti, almeno no in questo gameplay. Sì, sempre passo dopo e faccio un rastrellamento. Oppure, ma... Paura. Perché io no, lo spav lo uso nei momenti meno opportuni. Dov'è il sintetico a capo? Ho visto sintetico capo in quella direzione, ho detto via. Mi ti trebbia a me. Dai, non può essere. Sintetico capo, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Sono concentrato, sì, nella maggior parte dei gameplay difficili sono concentrato, mentre come vedete in quelli di Undertale che non sono... Non si vuole concentrazione, almeno non tanta. Beh, trovato. Spacco la bocca. Quasi. Dai che va. E siamo degli dèi. Veramente. Tecnocida lancia missili. Ma perché mi date robe pesanti? Non lo sapete che io... Visione notturna, agitatore. Mirino luminoso. Cosa? Carabina. Spacco. Ma perché me le sparo tutte in te? Perché me le devo sparare? Ah no, aspetta, io prendo su, prendo anche, subisco anche più danni quando ho troppo peso. Quindi fucile da caccia lo butto via. Perché non mi serve. Anche l'asse. Sì, beh, avete capito a cosa mi riferisco. Non so perché mi fa così tanto ridere. Io sono una brutta persona. Dov'è? Menomante, fucile. No, no, no il fucile. Cos'è? Tecnocida, lancia miss. No, prendi tu! Prendi tutto! No, non si fa così! Gamba da sintetico! Allora, ovviamente taglierò sta parte, vero? Vero me stesso che stai editando? Ok, no, questa qua è fortissima! Questa è fortissima! Al punto 300... Eh sì, punto 300... Al calibro 308! Con questa qua io shot... Me la tengo! Tecnocida, lanciamissili, non lo posso. Beh, no, dopo devo fare una selezione. Menomante. Vabbè, lascio qui, dopo passo a prendere. Dov'è il sintetico capo? Lo prendo io. Vai, per voi smetterla di... Vabbè, dai, faccio io. Dov'è? Dov'è il sintetico capo? Ancora, Piper, ma ti rendi conto che stai morendo più di tutti? Veramente, se fai concorrenza a Krilli. Fermo, capo sintetico. Io voi sintetici li lavo. Li lavo a secco. Brutti cattivoni. Ah, mi dà anche fuoco. Piromane di me. Ma sì, tieni questa molotov ignorante. Ah, bella. Dov'è? Io non lo vedo. Ah, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Ti ho visto, fermo. Era la mano. Ti sparo sul... Dai che... Ah, non male, non male, non male. Così si va. Non sono ancora finiti. Sì, le hai prese, ma giusto un pochino. Niente da cui preoccuparsi. Ha solo proprio perso tutto. Menomante. Vieni, dove sei? Non comprimi così alle spalle di soppiatto. Troviamo tutti i leggendari adesso? Allora, vi prego, un sacco a pelo. Ah, c'è la diffusione, proprio adesso che... Visione notturna, piombato... Braccio da sintetico, visione notturna ardente, ecco perché è maledetto. Vabbè, ma gli fucili di istituto... Avevo detto che ci passo dopo, quindi... Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Niente neanche qui. Dobbiamo so... Qualcuno? Qualcuno? Non è che c'è un jumpscare?
No, non ancora. Valigetta aprila però quando... Ah, è vero, io ho che livello in più. 1000 oro. Aspetta, vi posso già? No. 1000 oro d'agilità, che vedete che fanno 2,5 danni o addirittura... E attacchi, fanno più danni gli attacchi furtivi. Quindi io mi faccio quello lì che voglio. Qua bisogna cecchinare in sopravvivenza. Questo è un... Ah no. Mi sembrava un sintetico spiaccicato per terra. Bello a vedersi però. Però. Piano, che qua ci può sempre essere qualche brutta persona che mette una mina. Ossia tutti. Nessuno... Questi qua mi sembrano degli uffici, un po' messi male, ma... Ma sempre degli uffici. Si può ancora compilare qualcosa. La mia armatura atomica è messa non peggio, di più. Niente, questo qua è un distributore di acqua rotto. Il sintetico pattugliatore. Niente di che. Sto parlando, con chi sto parlando? Che cavolo. Non so dove andare. Ah, giusto. Tappo, c'è diffusione, automatico. No, questo qua sono quelli da poveri. Io mi ero incantato lì. Il terminale, devo ancora aprirlo. Ho sbloccato. Chi è che ha aperto la porta? Madonna mia. Perché devo sempre prendere colpi con te? Potevo portarmi lì, che almeno quello là non mi spaventava meno lui, che cavolo. Di qua, no, niente. Vabbè, il protector l'ho liberato, che almeno. Se ci sono dei sintetici che ti vengono dietro col coltellino della Conad di plastica, ti fanno manz. Almeno posso prevederlo. 5 mm. Chi c'è qui? Ma siete dei bast... Ma siete davvero dei bastardi, dai. Non è possibile. Un altro leggendario. Vieni qui. Ti sfido a venire qui. L'ha fatto veramente? Ah no, è un sintetico, è vero. Pensavo quello leggendario che proprio... Siamo già a 20 minuti e pa... E arriva Piper alla Rambo fallito degli anni d'oro, che pensa di... Ma muovi, ammazzo tutti, ma... Pff, e alla fine gli esplode in faccia un sintetico. Perché sono in pericolo? Cosa? Martire. Sì, ma questo qua è l'epic fail delle armi leggendarie. Cos'è? Poi piombato microcarbonio addirittura. Beh, le prendo, che quando le riciclo ti danno un fottio di roba. O almeno così spero. Ma mi sa... Allora, ho visto che l'armatura da sintetico dà tipo più due... Ma leggermente... Piper ti ammira. Che minchia vuoi? Ah no, scusa, mi ammira, pensavo mi odiasse. Scusa. È che sono un po' teso in questo momento. Perché dovrei trovare un sacco a pelo, un letto, un... Qualcosa! Basta che mi posso sdraiare. Grazie. Non credo che l'avrei mai detto, ma grazie a Fallout. Grazie. Oh, finalmente possiamo... Ma una curiosità. Ma quello che... E qua non ci passo... Ah, è vero, troppo peso. Ma quello che ho dietro il... Quello là, dietro, sulla schiena. Ma è una borraccia d'acqua, cos'è? Non è una cattiva idea. Sacco a pelo... Non puoi dormire. Vieni qui. Vieni qui. Mannaggia. Oh. Posso dormire? Vado. Perché è... No, aspetta. Pa non parlarmi. Non parlarmi. Adesso. Devo entrare nell'armatura atomica. Dopo possiamo fare un discorso da armatura ad armatura. Oh, ora siamo ad armi pari. Sparato, avvelenato, così ci so, che lo sei? Fino a poco fa chiamavano la cella di Diamond City la suite di Piper. Qualsiasi cosa per uno scoop. Vita interessante, esatto. Fine te la sei cavata, eh? Grazie a Dio. Stavo scrivendo un pezzo sull'acqua contaminata di Bunker Hill. Seguo l'acqua fino alla fonte, attraverso i vecchi tunnel delle fogne, e cosa scopro? I figli dell'atomo che si sono stabiliti lì come Ah, settori. quella gentaglia del cavolo. Purtroppo mi hanno scoperto subito. A quanto pare non amano i reporter, quindi le spiegazioni Bello, non sono amo né tornate reporter. sullo Chi li stesso amo qua? sacrificio all'atomo.
un'occhiata, pronta a essere buttata in un'enorme pozza fognaria, quando all'improvviso gridò: l'atomo si sta rivelando! Praise the sun! Ti arriva lo spirito di Soleil a salvarti. Roba sì. Una roba qualcosa di tipo. Fini dell'atomo sono come Soleil, solo che sono tanti e adorano le radiazioni. Cioè, gente a cui stare alla larga. Io lo faccio, ma. Ah, vita interessante. Da. In effetti, sì, dai. E io scusa, ho ucciso Deathclaw, Super Mutanti. Ho trovato Nick Valentine dopo. Cosa ho trovato? Ho trovato. Sono sopravvissuto a Preston Garvey. Preston Garvey è una calamità naturale. Non sto scherzando. Se lo conoscete e sopravvivete, siete degli eroi di guerra. Ah, flerta. Vai. Carisma, usa il do. Friendzone. Questa si chiama Friendzone. Uccide milioni di persone ogni anno. Fermate questo scempio. Capito, Viper? Tu sei un killer. Sei un killer. Beh, se muoio posso ricominciare da qua. Che ricomincio il dialogo e quindi... come se non fosse successo niente. Ma... perché? Ah, devo dormire. No. Non sono via da 8 ore. Almeno così penso. L'unico... io riuscirei a dormire di più se riuscissi a trovare l'uscita di questo cavolo di posto. Ah, era così facile. Non andrò qui, c'ero importante. Ma non mi sembra. Sì, magari c'è, ma... ma... cioè, come posso spiegarvelo? Lo prendo quando passo per la raccolta rifiuti. E se trovo qualcosa di importante, vi faccio lo screen e vi dico dov'è. Oppure un mini video, vabbè. Così che magari sto qua, ho trovato una roba leggendaria e non ce l'ha detto, è così messo. Messo la foto, metto la foto e... oppure un mini, un micro video e quindi siete a posto. Ecco qui, da dove si esce. Sì, si può uscire. No, please. Vabbè, tanto io quickscope. Tanto io faccio quickscope. No, ti prego, non spara. Che, il Protector non è con noi? Ah, non è morto ancora. Quanta vita abbiamo perso! Vai, Piper, fai qualcosa. Brava. Non so se dovrei ridere o piangere. Gli headshot fanno male, eh. L'ho detto con una voce, ma Squiddy. Tac! Preso. Ho preso te o ho preso lui? No, non vorrei aver fatto male. Provviste. Acqua purificata. Quasi al massimo. Attenzione, la vita va quasi al massimo, però ci vorrà un po', perché sopravvivenza deve sempre essere... No. No, c'è la bobina Tesla, quella la fa male. In tutti i sensi. Erg, non arg. Direi mangiamoci qualcosina. No, puoi respirare sott'acqua, non è il momento adatto. Sangue irradiato. No. Ramen istantaneo. Però mi sa che dobbiamo stare coperto per un po'. E questa è quella che cerca. No, banco di lavoro per armi. O forse sì, magari ho qualche... non siamo soli, no che non lo siamo. Armature, senti... questo qui... allora, vi spiego. Questo rappresenta l'ignore che... anche nei robot c'è l'ignoranza. Guardate, guarda... ah no, ha preso la pistola, ecco. Avete... Oh, avete visto che... come mi è venuto addosso? Mi è venuto addosso con un coltellino... con un coltellino di plastica del Lidl. Che ignorante che è! Ma che cazzo vuoi, Protectron? Piper, levati! Oh, bene. Mi sono sparato addosso! E ho un nulla di vita! Cos'è che avevo trovato? Mentats all'arancia! Più 10% precisione spav. Aiuto! Fai qualcosa, Piper!
Io non ho più vita! Non ho più vita, mi devi aiutare! Vabbè. Non ha funzionato. Oh, è un bunker qua dietro, eh! Non esplodere! Ok. Ma perché una volta mi è esploso un Protectron? Non è stata una... Io ero la... No, non era contro di me, ma era là vicino. E non è stata una bella esperienza. A proposito del sintetico che abbiamo appena fatto fuori... No, è troppo peso. Non puoi correre. Possiamo andare avanti? Ok, no, se trovo un letto mi butto. No, 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 un... bottiglia di liquore. E non c'è la marca? No, ma magari... Letto, nel senso... Letto, letto, non materasso. Non sacco... Zitto! Ah, non funziona, peccato. Pensavo facesse la scena d'effetto, cioè tipo io che... Parla tra... No, indietro, Piper! avverte il pericolo 3 secondi dopo. Un po'... ma usi Internet Explorer te come armatura atomica? Avvertito il pericolo tipo... Attenta, Piper! Ferma lì! 1, 2, 3... Ah, è vero, e dopo va via. Qua, porta blocco, granata in pu... Via, mi serve subito. Al posto di quelle... Granata frammentazione... A cosa sono deboli? No, sono deboli come... Però proteggono di più dall'energia. Però di granata in pu ce ne abbiamo due, quindi io... Quindi io non sono qua per giudicare. Le granate in pu ci sono, costano di più... E quindi vuol dire che sono più forti. Kellogg non è un sin... Non fare alcun rumore. Non tira sulla canna. Ok. Era là, mi stava fissando con un'espressione tipo... Sai che ora ti sparo, lo sai? O non lo sai? E gli ho detto, non cominciare a sparare finché non lo faccio io. Mi spiace che casa tua sia distrutta da 200 anni. Ma non cerco compagni di stanza. Vattene. Zitto! Sono qua per ammazzarti. Gliel'ho fatto sapere. Oh, bella, questa zona mi ricorda qualcosa di pericoloso. Non pensavo di vederti bussare alla mia porta. Ti davo qualche possibilità di arrivare a Diamond City. Ma poi, pensavo che il Commonwealth ti avrebbe divorato. Hai finito di farmi gli scrosetti? Posso venire da te così ti rompo? Posso, lasciami questa libertà. È un diritto inalienabile e sintetico patu... Lo sciotto? No, non lo sciotto. Però quello sì. Quindi, il primo che arriva meglio alloggia. Avete visto che bello? No, indietro! Indietro! Fai indietreggia con tutta la destrezza che hai. Cioè, niente, zero. È brutto vedere come corrono inginocchiati, veramente. Davvero brutto. Attenzione, allora, se è qui, gli sparo perché ormai è qua. Quindi... Se è lontano, lo headshot. Qualcuno? Sintetico cercatore, tu mi sei nuovo. Quello là mi sembra addirittura più umano. Si vede che non è come sti qua che sono degli esoscheletri brutti, cattivi. E talvolta anche zoppi. Dov'è? Dove sei? Ti ho visto, cercatore o pattugliatore? Cercatore. Cercatore mi sembra... ma il cercatore ormai è uscito dal nostro mirino. Però se vi spostate tutti io come faccio a spararvi? Quello ancora visibile? Trovato! Quello di generazione... Mi sembra... Quello là è come Nick Valentine. Solo che... Un po' meglio sistemato nei dettagli. Che Nick Valentine è un... Come dire... Non gli hanno fatto una plastica facciale da tempo. Fermo! Un brutto posto per acquista. Ah, si è incantato. A chi stai sparando? Ah. Che bravo che sono. Non pensavo di ucciderlo così in fretta. Nascosto. No, c'è ancora gentaglia. Gentaglia. Questo qua si può, di qua si può andare. Vabbè, non mi interessa. Però stiamo migliorando nella mira e nella gestione dei fulmine manganello. Ma che? Pattugliatore? Dov'è il cercatore? Era qui, mi sembra. Magari era più avanti. Qua? No.
pattugliatore. Ma fa niente, tornerò. Eccolo qua il cercatore. Questo mi sembra... No, come gli altri. Devo fare il giro per andare di là. Quindi, anche noi faremo... Cosa c'è qua? Accendino. Un accendino. Oh no. Quando comincia a dire ste robe qua, vuol dire che si sta cagando addosso. Si sta cagando addosso. Gli sto facendo fuori tutti. Ah! Bravo! A me stesso. Al mio subconscio che mi ha detto, mira lì. Terminale difficile. Adesso mi dice che è per la torretta. Perfetto. Ora che ho dormito sono felice. E faccio anche più esperienza, perché mi diceva che sono ben riposato, che fai più esperienza quando ti dice sei ben riposato. L'armatura che doveva proteggermi da tutto si sta piano piano sfasciando. Quindi meglio sbrigarci. Cos'è? Torretta laser. Le altre torrette laser non ci daranno problemi. Qua c'è una porta molto sospetta. È il bagno. Sì, vabbè, il bagno si va. Chi c'è qui? Ta 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 ta, niente. Torretta, ah è vero, torretta laser non si fa niente. Esatto. Sì, sì, calibra i tuoi sensori, ma fallo di schiena perché devo spararti. Va bene? Patti chiare, amicizia lunga. Ma quanti sintetici ha sto tipo qui? Ma sei a tipo... 20, 50? Ah, scusate, ma non dovevi calibrare i tuoi sensori? Calibra i tuoi sfottuti sensori. Torretta... mi dimentico sempre. Torretta laser, aiuto! Ah, è vero. L'ho disillastata. Ma cosa? No. Vabbè, passerò. Calibra. Ma perché nessuno le ricalibra quando servono? Ah, un nucleo di fusione. Quanti ne ho? Sono a 7. Appunto, trasporti troppo peso. Tieni l'impermeabile scolorito. Non lo butto via perché me l'ha dato lei. Quindi rappresenta Nicky Valentine. Quindi non vorrei essere una cattiva persona. Ma qua vedo che ho lasciato degli oggetti. Che ho degli oggetti. Io li butto e li passo a prendere quando ho più... meno casino. Ecco qua. Ora stiamo... Stai libero. Ma vai, ma dai. Proprio... Braccio destro. Spaccati il braccio, maledetto. Bravo. Ah, come impugni le armi ora? No. Io quello sguardo non lo dimenticherò più. È lo stesso sguardo di Nick Valentine. Io non me lo dimentico. Non facilmente. Io stanotte non do... Allora, io stanotte passo notte a editare perché non dormo per via di sta roba qua. Attenuante nanofilamenti... Questo era utile. Nanofilamenti è come l'armatura in polimeri di quella di combattimento. C'è il massimo. Torretta laser. Sì, torretta laser. Una porta. C'è un ca... C'è niente. Ma c'è un sedia a rotella addirittura. In una base militare. Ma io mi chiedo, ma gli after che facevano in Fallout, ma che cavolo facevano per finire così? Qui non apro nemmeno, qui non vado nemmeno perché non c'era roba importante, o almeno give me, dammi, non usci, puttanissima. Lo so. Ah, mi ti... Aiuto! What the... Io ti spacco la bocca. Bravo, bravo. Bravo. No, no, no. Ultimo colpo, ultimo colpo. Epic fail. E crepa. Bravo. Ah, tutta la vita. E sono io che ho la fobia di... Cos'è? C'è la diffusione. Solido. La voglio. No, un'altra solida. La voglio, a parte che sembrano delle sembrano tipo, come dire, sembra un coprivater. Sì, l'ho detto. Il, come si chiama, l'armatura da sintetico sembra un coprivater, sporco anche. Fa davvero schifo. Ma però pesa la loro roba, eh.
Io lascio tutto qui che vi ho già detto che passerò. Passerò più tardi a prendere tutto. Però sintetico, cos'era? Sintetico cercatore, che sono proprio quelli il top del top. Io tiro, se gli rompi il braccio, tac, li fotti. Perché attacco furtivo, scusa? Non mi aveva non mi ha visto. Sta fermo lì. Non mi ha visto. Ma veramente, ma voi sintetici siete fatti davvero con Internet Explorer e Windows Phone integrato? Ma oppure l'intelligenza artificiale di Fallout che fa le bizze, ma non è la prima volta. Io mi sto chiedendo, ma il microfono lo sentite dire? Ah, scusa. Potevi farlo anche tu quando sei venuto a rapire mio figlio. Ma non l'hai fatto. Ora pagherai le conseguenze. Discorso poetico, però. Non so come mi è venuto in mente. Non so cosa hai fatto, ma ha funzionato. Non so cosa hai fatto, ma funziona. Ah, aspetta. Io ti avevo dato questo. Tu adesso equipaggi. Oh mio Dio, come sta male! Vabbè, guarda che in guerra per sopravvivere basta. Ho anche sbagliato. Qua c'è qualche roba che ti dà il doping. No, niente. E allora? No, perché magari mi serviva per battere Kellogg. Così. Magari lo trovo, magari non lo trovo. Andiamo. Torretta laser. Ah, è vero, perché questa qua è un'ex base militare. Mi stavo dicendo, ma guarda, tutte le porte spaccate, poi arriva sta porta qua rossa, bella così. Scommetto che non se ne aspetta. Parliamo. Cosa vi avevo detto quando cominciano a dire no, aspetta, facciamo pa. Che cosa vuol dire? Una cosa sola, se la stanno facendo addosso. E mi sa che se la sta. Chi ho trovato, pezzo di merda? Fottiti. Dammi mio fottutissimo figlio. Sì, ok, sta muto, vedi sta mano è la mano del dolore. È arrivata poco prima della firma di molti necrologi. Vuoi arrivarci anche te? Guarda, è pronta qua. Come non è qui? Io ho fatto tutta sta strada. Cos'è un achievement? È morto. È morto. È morto. Niente. L'istituto. Lo troverò. Come ci arrivo? Ho un teletrasporto qui, guarda. O se sono arrivato fin qui da solo, nudo, allora posso arrivare dappertutto. Oh, caro che ci arrivo. Non me ne frega un cazzo. Va bene, brutta. Usa lo spav. Vedi? Vedi questi proiettili? Trick e track. Guarda, ti faccio una. Dove sei andato? Puh! Sputo sul tuo cadavere. Dannato te. E voi che cazzo guardate voi? Dannati cancareschi. Dove sei? Dove sei tu? Vieni qui, vieni. Tac, vedi sto cartone? Te lo stampo. Oh. Cazzo, l'abbiamo fatto fuori finalmente. Ci voleva. Puh. Passo del terminale. Ah. Aumentatore cerebrale. Allora, pistola di Kellogg. Carica le punti azioni in seguito a un colpo critico. Mi dispiace usare la bacchiera sua di sto figlio.
Stealth Boy, l'ha usato. Attivatore arti, inibitore dolore. Inibitore dolore, ecco perché. Dannato, dove ti meriti? Vieni qui. Vieni qui. Dov'è il cestino? Dov'è il cestino? Dov'è il cestino? No, neanche, non te lo meriti di stare nel cestino. Dov'è il cestino? Però non si aspettava che gli sparassi. Non se l'aspettava. Fatto. Non è stato piacevole. Ma abbiamo dovuto farlo. Vedo un fumetto lì in fianco. Davide, dopo lo prendo. Richiesta. Dov'è? Visualizza, comandi porta di sicurezza. Apriamo già le porte, tutto così. Accesso serrature. Oh, vediamo. Accesso. Note ragazzino Sean. Cosa? Pagamento ricevuto. Che cos'è sta? Amazon? Cioè, ti mandano. Ha mandato Sean con Amazon. Nuovi ordini: rintracciare il fuggiasco. Rinforzi ottenuti. Fortagen. Ah. Rintracciare. Fuggiasco? Fuggiasco. Fuggiasco? Chi può essere questo fuggiasco? Non lo so. Vabbè, lo scopriremo più avanti. Guardate che roba attrezzata qui. Io devo vivere nello schifo totale. Guarda come è messo qua. Guarda che terminale. Guarda, Robocofan si legge questo qui. Io l'unica roba che leggo sono i necrologi. Otoscopio. Ma io vivo in un mondo totalmente diverso. Parla delle tue scoperte con Nick. È vero, perché non ce l'abbiamo dietro. Nucleo di fusione rimosso. Tornerò prima o poi. E porteremo. E porteremo. Cioè, volevo dire. E recupereremo tutta la spazzatura. Che però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso Kellogg. Io non so sentirmi frustrato perché abbiamo perso un'ennesima volta Sean. O perché abbiamo finalmente ucciso quel maledetto. Un po' tutti e due. Soddisfatto, ma amareggiato. E tutti i proiettili se ne sono andati. Anche del fucile a pompa. Bene. Mo che faccio? Apriti. Ah, cesso sul tetto. Accesso al tetto. Non sono in vena di fare queste battute perché apri porta. Dai, avanti, come ci vuole ad aprire una porta? Siete Robco Industries. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta. Che cosa mi sono fumato? Cos'è quella? Cos'è? Non interferite. Veniamo in pace. Siamo la confraternita d'acciaio. No. Quanto è figa sta scena, non lo so. Sto rimanendo stranito. Neanch'io. Non avete la mega minima idea di cosa è successo mentre tornavo, non lo so. Ci sono stati i vertibird, quelli che volano, della confraternita che si sono messi a sparare contro super mutanti, non so. Perdoni che mi seguì, io sono scappato. Io e papà siamo scappati come dei dannati, inseguiti dal mondo e mezzo. Beh, siamo arrivati a confini di Diamond City che c'era tipo la guardia di sicurezza che era tipo... Ma dove... Dove sei andato? No, non è finito qui l'episodio. Non è finito qui. Dobbiamo andare da Nick a capire cosa possiamo fare. Ecco qui, siamo finalmente arrivati. Sta registrando? Sì, stava registrando per fortuna. Nick, hey, vale. Dimmi qualcosa. Dov'è tuo figlio? Cos'è successo? Se... Allora... Avevi ragione, Nick. Ce l'aveva Kevin. Collaborando con l'istituto. Sean l'ha dato a loro. L'istituto. Esatto. C'eri anche tu? Ma che cazzo? Mi spiace, dico davvero. Ma l'Alzheimer hanno qua. Decisamente più complicato. Non sta scherzando. Nick è un sintetico. Nemmeno lui sa come entrare. Nessun sintetico. Sì, siamo fregati. I protocolli di sicurezza cancellano le informazioni di questo tipo. Stronzate, mi sembra. Sì, ci serve un modo, che cavolo. Come? Con non c'è una porta che dice entrate? Posso confermare. A volte rapiscono la gente in piena. Fa gli interventi che non so se sono irritanti o peggio.
ossia e su ancora e basta con questi interventi. Quello che ha consegnato loro Sean. solo uno sa commentare chi Kellogg cazzo. Uomini come lui hanno accesso completo. Entrano ed escono. Già, ma immagino che non sia uno a cui puoi dire arrenditi e vuota il sacco. Dico bene. Almeno non più. Quel bastardo è dove merita di essere. All'inferno. Dove ho dovuto. Sarebbe un ottimo finale. Se solo non dovessimo ancora risolvere più grandi. Ah, ok. Beh. Mi pento di averlo fatto. Non importa ciò che sapeva. Non ci penserai due volte a ucciderlo di nuovo. Sì. Un genitore che gli fa saltare il cervello. Il cervello. Forse non abbiamo bisogno di lui. Ma scusa, ma che trip mentale ti sei fatto? Muta. Neighbor c'è un posto chiamato l'antro della memoria. Dove si rivivono momenti del passato proprio come il giorno in cui sono accaduti. L'unica bello. Per un cervello morto è la dottoressa Amari. Colei che risveglia. Interessante. Buona idea. Spero tu abbia ragione, Nick. Dunque, direi che ci serve un pezzo del cervello di Un pezzo del cervello. Portiamo ad Amari a ok. Dobbiamo che cosa vuoi? Scusa. Ma perché far saltare? Perché far saltare la gente per aria? No, non è macabro, no. Vecchio mercenario potrebbe svelarci i segreti che ci servono. Beh, sì, qualcosa l'abbiamo già. Qualcosa l'abbiamo già. Quello che aveva questa cosa attaccata alla testa. Un impianto cibernetico. Signori, abbiamo fatto tombola. Perfetto. Caso io all'antro della memoria ci devo vabbè io continuo con Viper comunque finisco di fare la massima confidenza e dopo cambio porta Viper ci vado con Viper ci vediamo là Nick mi sta bene non cacciatevi nei guai è vero lui è un NPC non può cacciarsi nei guai è da un po' che non facevamo una missione non credete? Ma una missione proprio missione della teoria. Sigaretta. Vabbè. Tanto vale che lo finisco qui l'episodio. Tanto siamo tutti qui. Date un saluto. Fammi sapere se posso fare aspetta. No, Nick. No. Non andare. È andato. Neanche lui ha voluto venirlo. Vi rendete conto? Qualcun altro. Tu. Signorina Perkins. Da un saluto. Oh cavolo, non dimmi che devo fare un'altra missione. Vabbè, ha salutato. Piper, di qualcosa. Nessuno che voglia salutare. Vabbè, saluto io. Ci vediamo al prossimo episodio. E alle prossime serie. Però te ne rimani là dietro in disparte, eh? Maledetta. Sì. Cosa avevo sul naso? Non lo so. L'ho fatto così. Spero che continuerete a seguire questa serie e tutte le altre. E ciao a tutti.